Ciao! Allora, eccoci nel video dei flop nel mese di gennaio 2018. Allora, il primo flop che vi mostro è questo. Si tratta, eccolo qui, del bagno doccia Olive Petit Grain del Livre Rocher. Allora, non è che ho qualcosa contro questo prodotto, perché alla fine fa una bella schiuma, deterge. La schiuma è facile da rimuovere, non irrita la pelle, la lascia anche idratata e dopo non è neanche necessaria la crema idratante volendo, però non mi piace, la profumazione non mi piace perché sa tantissimo di oliva, di olio e non mi piace. Sicuramente adatta per chi piace questo tipo di profumazione, quindi magari annusarla prima. Il prodotto è buono, ma questo profumo che è proprio l'olio d'oliva, anche perché persiste sulla pelle, non mi piace, non riesco a farmelo piacere, quindi 6 meno per questo. Altre profumazioni sicuramente mi piacciono. Ho segnato il prezzo perché questa è una mini taglia e il prezzo è 400 ml per 3,95 euro, ma è un punto verde, quindi non è scontabile. Altro flop per questo mese è questo prodotto della Sephora. Questo è il cubo effervescente da bagno al profumo fiori di cotone. E anche questa, che era un cubetto proprio effervescente da mettere nella vasca da bagno, e l'avevo trovato nel calendario dell'avvento, quindi ho detto proviamolo, non lo conoscevo. Non mi ha soddisfatta per niente. Forse perché io ero abituata alle bombe da bagno e che sono un'altra cosa. Questa io durante l'ho messa nella vasca. Non è effervescente, non fa schiuma, non ho trovato niente, anzi, come si dice, si scioglie molto lentamente. Quindi, se per caso il bagno deve essere lungo, perché se fate una cosa veloce, voi avete finito ed è ancora lì che sta cercando di sciogliersi. Unica cosa positiva è che lascia, con l'acqua calda e con il vapore, lascia nel bagno un profumo di fiori di cotone che è buono, però no, non ha esaudito le mie aspettative, però mi sono segnata il prezzo. E il prezzo è per ogni cubetto, che non so se dice quanto pesa, non c'è scritto, o forse sì, ma scritto rosa su carta rosa, non ce la farò mai a leggerlo. Comunque è di 1,50 euro l'una. L'ultimo flop per questo mese è questa crema della Bottega Verde, crema viso effetto lifting, con burro di karité, acido ialuronico ed estratto di fiori di loto. Allora, ve ne parlo adesso, anche se avrei altri flop, ma li faccio il mese prossimo, perché questa è la nuova linea, quindi appena uscita. Intanto ho segnato il prezzo, che è per 50 ml, euro 32,99, prezzo scontabile. Allora, cosa dire di questa crema? Intanto non mi è piaciuta per niente. È molto ricca, quindi sulla mia pelle mista non va bene. Io la applico solamente alla sera, poco prodotto, poco, che stendo bene, ma la mattina mi trovo con la pelle lucida e quindi sicuramente non è una crema adatta a me, né alla sera né ovviamente di giorno. Altra cosa che non mi è piaciuta, il profumo, perché è molto forte e oltretutto persiste sulla pelle e per una crema viso questo non è affatto adatto. Allora, questi erano tutti i flop del mese di gennaio 2018. Come sempre, fatemi sapere se avete provato qualcuno di questi prodotti e come vi siete trovate. Io, come sempre, spero di essere stata utile e se vi è piaciuto il video, mettetemi un like, iscrivetevi al canale e mi raccomando di cliccare anche sulla campanella così verrete avvisate ogni volta che carico un nuovo video e basta, alla prossima! Ciao!